Iniziamo. Allora, buonasera a tutti, benvenuti nella Libreria Rotondi, negozio storico del Comune di Roma, fondata nel 1941 da Amedeo Rotondi. La libreria è specializzata in Oriente, esoterismo, filosofia, religioni e libri fuori catalogo, rari e preziosi di tutti gli argomenti. E questa sera siamo qui per la serata letteraria napoletana. E parleremo di Malacqua, il grande capolavoro di Nicola Pugliese, e di Un giorno di questi di Marco Cirielo, giornalista, scrittore. E la serata sarà condotta, ben arrivati, sarà condotta da Francesco Palmieri, giornalista, scrittore, maestro di arti marziali e molto altro, un uomo pieno di talenti e grande amico della libreria. Quindi, Francesco. Dopo questa presentazione non possiamo che passare la parola a Non facciamo Cirielli. scherzi, eh. No, non posso, non si sente qui. Non Devi si, attaccare già al no, sì, microfono. provo, però non si sente. Prendi questo. Ne vuoi due? No. Ne vuoi due? Mi sentite, sì. Allora, Palmieri, naturalmente, Francesco Palmieri è timido, bisogna sì, no, bisogna proprio pressarlo, non solo marcarlo, ma bisogna pressarlo perché è così. Mi ha costretto, in realtà lui mi ha costretto a questa serata, il ricordo di Nicola Per il 25. Marco, scusa, se ti metti un po' più a Sì, sinistra ti sentiamo no, anche noi, mi perché alzo. anche il volume. Volete più alto? Volete che Sì, urli? Urli così? sì. Allora, Palmieri, Francesco Palmieri. No. Coulibaly, no. Microfono così, così, deve stare. Così, Orizzontale. benissimo, meraviglioso. Mi Calidubali. sento Pippo Baudo, che è un mio mito, tra l'altro, e che nel mio libro c'è, naturalmente. E, no, Francesco Palmieri, che è la congiunzione tra. Buonasera, ben arrivati. Ah, accomodatevi, tanto c'è posto. Sì, sedetevi, signorina, prego. Francesco Palmieri è la congiunzione tra me, Nicola Pugliese e il mio libro. Che poi in realtà vede come protagonista appunto Francesco Palmieri e buona parte della sua vita. Noi ci siamo conosciuti per altri libri, appunto, attraverso libri ci siamo conosciuti e alla fine siamo diventati dei libri. Io e lui siamo uniti in un libro, ci siamo congiunti in un io narrante che troverete in un giorno di questi. E se lo attacco così si sente meglio. Però Benissimo. devo, mi fa un po' così, alla Gashman, mi fa schifo No, no, toccare. non bene. Però, sai che Gashman era molto. Sì. Sì, l'ho raccontato a scuola. Io per anni posso raccontarvi di cose di Gashman, però invece vi devo raccontare altre cose. Allora, Francesco Palmieri mi ha costretto a questa serata, io non l'avrei mai fatta naturalmente. Come mi ha costretto a scrivere un romanzo su di lui? Perché per anni mi ha detto: io voglio diventare il tuo personaggio, voglio diventare il tuo personaggio, mi piacciono i tuoi personaggi, io sono un tuo personaggio, arrivo a dire questo. E una sera, quando mi ha raccontato che andava in Vespa con Nunzio Giuliano, ho detto: ok, siccome per una concezione che a lui piacerà tantissimo, molto magica, io stavo scrivendo di Cutolo, ho lasciato perdere il romanzo su Cutolo e ho cominciato questo romanzo su Palmieri. E ho scoperto che avevamo delle ossessioni comuni. Cioè quella sul Napoli negli anni 80, quella sulle persone perdute come Nicola Pugliese e quella su Giancarlo Siani, che appartiene alle persone perdute, però in realtà poi sopravvive per altri versi. E la cosa che poi, diciamo, ha spinto tutto è stato il fatto che ho avuto la fortuna di conoscere Nicola Pugliese. Siccome tanti anni fa, ormai negli anni 90, all'Università a Napoli circolavano le fotocopie di Malacqua, che era un libro pubblicato nei Gettoni da Italo Calvino e che non si trovava più, e ho avuto la fortuna di leggerlo appunto come libro fotocopiato. Era un libro pazzesco su Napoli e in quegli anni era difficilissimo. Pensate, negli anni 90 non c'era, stiamo parlando prima del 99, quindi non c'era Google, non c'era internet, non c'era nulla. Per trovare un libro bisognava avere una dimestichezza con le biblioteche o con alcune librerie che erano molto più belle delle librerie che ci sono oggi. Quindi bisognava essere fortunati, se il libraio conosceva, era molto difficile. Prego signora, tanto noi.
È come il circo, è uguale. La stavamo aspettando. La stavamo aspettando, signore. Sì, sì, tanto si è creato un casino su questo posto che era ambitissimo. Il casco e Coulibaly erano. Chiedevano di questo posto. Comincia a farla, lui sta raccontando una. Poi ricomincio da capo come Cavalluccio Russo di Pazzaglia. Che tante nel mio libro, tutte nel mio libro. Pazzaglia nel mio libro, quindi ci ha raccontato il Cavalluccio Russo, lo conosce Cavalluccio Russo, sì. Facciamo le crescenze. Sì. Sì. No, perché se lei non è preparata io non vado avanti. No, recuperiamo prima quello che lei non sa e quindi ci mettiamo tutti in un terreno comune e poi io vado avanti, se no no. È così. Quindi Cavalluccio Russo lei lo sa. Ok, quindi non devo andare. Noi stiamo parlando di Napoli, siamo di Napoli degli anni 70, degli anni 80, di uno scrittore stranissimo e di altri due pazzi che vanno dietro questo scrittore. Questo è il riassunto, si è perso poco in realtà. Ma pure il resto non è che sarà granché. E niente, quindi questo libro circolava in fotocopia e io ho avuto la fortuna di leggerlo. Poi anni dopo facevo il giornalista e mi chiedevano di proporre cose. Allora ho detto, scusate, io voglio andare a Nicola Pugliese. E ho scoperto che bisognava superare una serie di esami per andare da Nicola Pugliese. Cioè bisognava prima parlare con gli amici suoi comuni che avevano lavorato con lui a Roma, che era un giornale edito da Achille Lauro. Era un giornale monarchico in realtà, dove però Nicola Pugliese, prego signora non si preoccupi, lei conosce il Cavalluccio Russo? Sì, c'è posto. Scusate. No, sì, abbiamo cominciato in anticipo noi. No, io lo stavo conservando bene. Sì, sì. C'era in ballo lei e Coulibaly, ha vinto lei. Sì, tanto lui è un ragazzo di Napoli, è così, è un abusivo. Tu sei stato abusivo nella vita tua, sì. Abusivissimo pure tu. Io, anche se adesso non è più, adesso non c'è la tredicesima adesso. No, ma adesso poi si chiamano precari. Sì, adesso tu c'hai la tredicesima, però non sei più uno dei nostri. Io sono ancora abusivo, tu c'hai la tredicesima. Comunque, signora. Sta fumando. Vabbè, nel caso io mi intrattengo con la pubblicità degli anni 80 e poi facciamo entrare. Che poi lo so, l'ho riconosciuto, però faccio finta di niente. Non è che potevo scegliere questo posto dopo. Sì, no, quello è il tuo. No. Quello è il tuo, te lo sei guadagnato, c'è la tredicesima. L'hai usucapito. Non sei più abusivo. Ci sono tante sedie comunque. Libreria prima di risposta. Ah, ma è bello comunque, veramente, io pagherei per... Stavamo aspettando la signora Titti. Quindi la faccio sedere. Lei conosce il Cavalluccio Russo? Devo ricapitolare la cosa? Non ho ricapito, tanto ci conosciamo, conosce tutto. La nostra storia che poi è triste, diciamo. Adesso loro ridono, però la storia è triste, la storia è abusivi. Noi siamo tutti abusivi, Palmieri era abusivo, io sono abusivo tuttora. Angelo un po' meno adesso. No, però, è andato a stare però, bene lui. Però non si capisce perché, però sarà male presto. Hai il tratto dell'abusivo. Chi è abusivo? Sì, una però, volta sì, è per sì. Che, come dice no, Francesco, chi è abusivo una volta è per sé, infatti Angelo pure adesso consegue la tredicesima, si sente ancora abusivo e devolve la sua tredicesima. Sì, non la ritiro. E la devolvi a chi? Ai giovani precari. Resta là. Se resta la sa tutto. Lo sai che la Repubblica rubano. Vabbè, comunque sì, chiudiamo. E quindi sono andato, bisogna superare questo esame per andare da Pugliese. Ho superato l'esame con i suoi amici, poi ho superato 2 ore d'esame con lui, che mi ha chiesto di tutto. La fortuna è che lui, a un certo punto, io gli ho chiesto perché non legge, lui non poteva più leggere perché aveva dei problemi agli occhi, non vedeva più bene, però dipingeva, e mi ha detto, tanto io ho letto tutti quelli che bisognava leggere, cioè Borges, Tolstoi, Dostoevskij, Balzac. No, signor, non si preoccupi, non siamo di quelli talebani. Può anche rispondere, se c'ha problemi, può rispondere. Aspetta. Se vuole rispondo io pure. Faccia, signore, io mi fermo. Faccio una pausa. Se no, mando un messaggio. Non c'è... Io faccio una pausa, signore, senza problemi. No, veramente. No, se sono figli, parenti, non ci teniamo quella cosa. Noi siamo aserriani. Michele Serra sarebbe molto arrabbiata per il suo telefono. Io no. Perché Michele Serra non è mai stato abusivo. Io, siccome sono abusivo ancora adesso, tollero qualunque cosa, dovendo tollerare i miei padroni. Comunque non ha bevuto prima, è così proprio lui. Cioè, così. No, è proprio così. Viene normale. Non si preoccupi, signora, non si deve sentire per niente. Sì. Se vuole risponde.
partecipiamo tutti se ha bisogno di aiuto. Tranquillo. Ah, no, tranquillo. Sì. Sono euforici dopo Coulibaly. diciamo. Dopo Coulibaly noi tolleriamo qualunque cosa. Già eravamo tolleranti. Ma io infatti penso a Nicola Pugliese. Nicola sarebbe stato contentissimo di Coulibaly. Comunque Pugliese mi disse, avendo letto tutto quello che c'era da leggere, soprattutto Borges, io avevo avuto la fortuna di essere stato diverse volte in Argentina, quindi gli ho raccontato che andavo nel caffè di Borges, che perdevo tempo a credermi Borges, che ero stato nella casa di Borges, quindi abbiamo passato le prime 3 ore a parlare solo di Borges, poi dopo sono riuscito a fargli l'intervista, che l'intervista appunto che poi è finita nelle tesi di laurea, perché nessuno più parlava con Nicola e nessuno più si ricordava di Nicola. Poi purtroppo quando lui è morto io stavo in Corea e lui aveva lasciato questa Mondadori, Einaudi, che chiedevano di ripubblicare il libro, invece ha deciso di pubblicarlo una piccola casa editrice napoletana, quella di Tullio Pironti, per una questione di onore. Cioè lui appunto era uno che diceva, ormai ho letto tutto che c'era da leggere, ho visto tutto che c'era da vedere, non andrò mai più a Buenos Aires, raccontami Buenos Aires. Quindi questo vi lascia capire che cos'era Nicola Pugliese, un uomo di un'ironia pazzesca, che purtroppo viene raccontato come timido, introverso, in realtà non era affatto né timido né introverso, era un uomo ferito a morte da Napoli, che è una città molto feroce. Ha scritto, credo, insieme a Ferito a morte di Raffaella La Capria, La pelle di Malaparte, il libro più bello su Napoli. Sono i tre grandi libri che governano Napoli. Poi sotto possiamo metterci L'Ortese del mare non bagna Napoli, qualcosa di Rea, Marotta, però insomma Le vitte è questa cosa qua, sono questi tre qua, cioè Malaparte, Pugliese e La Capria. Con la fortuna che Malaparte è Malaparte e adesso viene consacrato e rimandato da Delfi, La Capria è La Capria e quindi in vita ha avuto 2 meridiani. E Pugliese invece è rimasto una relazione di minoranza su Napoli. Però quella relazione di minoranza, se voi aprite il libro, capite che è pazzesco, è come se uno scrittore russo avesse scritto un libro su Napoli. È una sorta di reportage poliziesco che unisce Dostoevskij e Gabriel García Márquez, che mette insieme tutte le canzoni napoletane, perché appunto il papà di Nicola ha vinto vari festival di Napoli, quindi lui aveva quel suono, quella musicalità che voi troverete, ci sono pagine bellissime dove c'è un padre che piange una figlia, è uno dei monologhi più belli della storia della letteratura italiana e purtroppo ancora poco conosciuta, però è pazzesco. Cioè, è un libro che esce fuori ancora oggi per la secchezza, per come è pulito, per come guarda Napoli, esce fuori da tutti i cliché napoletani. Cioè voi quando pensate a Napoli pensate alle esagerazioni, invece quello è un libro preciso, è proprio un verbale di polizia su Napoli, dove c'è tutto. Cioè, ci sono 4 giorni di pioggia, ci sono voragini che ancora si aprono, ci sono persone che muoiono, altre che morendo si lamentano, c'è un giornalista che si chiama Ambrosio Di Carlo, ecco pure come nei verbali Andreoli. C'è Andreoli, ho sbagliato, Andrea Di Carlo, e come nei verbali appunto c'è prima il cognome e poi il nome, è tutto invertito, è tutto così, e appunto è un verbale preciso di quella Napoli degli anni 70. E poi io ho scoperto anni dopo, grazie a Francesco e a una visita assurda in uno dei posti più belli di Napoli, che è un'emeroteca che c'è nel Palazzo delle Poste, ho scoperto che successivamente al libro di Nicola, come succede spesso, cioè la letteratura anticipa la vita e sembra la parodia di questa vita, a Napoli salì veramente il livello del mare. Cioè piove talmente tanto. Abbiamo l'articolo sul giornale fatto dal giovane Francesco Palmieri. Che me l'ero completamente dimenticato. Sì. No, questo è un episodio curioso, perché eravamo ad Avellino e parlando proprio di Nicola Pugliese, forse c'eri pure tu Pellegrino, mi ricordo. E circa un anno fa, era o un po' di più, perché c'era ancora la neve ad Avellino.
quindi forse era prima, e si parlava di questo realismo magico, perché lui a un certo momento fa salire le acque del golfo fino a lambire le case dei ragazzini che non avevano potuto più bagnarsi perché il sindaco aveva ordinato un divieto di balneazione. E quindi, diciamo, non so chi disse, ma questa pagina è proprio il mare che sale, diciamo una pagina di realismo magico, eccetera. Io dico sì, senz'altro. Poi succede che il giorno dopo, a casa a Napoli, andando, trovo delle copie pochissime di questo giornale piccolo che usciva all'epoca, negli anni Ottanta, dove io lavoravo, e vedo un articolo in prima pagina, perché era quello che usciva all'edizione delle ore 13. All'epoca c'erano, negli anni Ottanta, ancora i giornali del pomeriggio, che sono una cosa inconcepibile adesso, no? E trovo questa prima pagina, il mare sale, il mistero del mare che sale a Torre del Greco, dove nell'articolo si intervistava uno dell'Osservatorio Vesuviano, un altro della Capitaneria di Porto, chi non spiegava, chi spiegava in un certo modo questo fenomeno del mare che si era alzato di un metro. E poi vado a vedere, l'avevo firmato io, non mi ricordavo ovviamente più questa cosa. E ho detto subito a Marco, gli ho mandato per la foto, per WhatsApp dell'articolo, dico: guarda che Nicola, non è il realismo magico. Questa cosa è successa dopo che lui ha scritto il libro, no? Perché era gli anni Ottanta, molto dopo Malacco, però magari sarà accaduta un'altra volta prima, oppure magari le cose che si scrivono nei libri generano cronaca, generano realtà. Insomma, non si sa che sia nato primo l'uovo la gallina, cioè quello che è sicuro è che io lì ho capito che non era realismo magico, oppure che la realtà è talmente magica che a volte quando la racconti, magari certo con un condimento di finzione in alcune pagine di letteratura, non bisogna mai pensare che sia frutto di un'immaginazione che viene dall'alto, ma a volte sono dei fatti reali che effettivamente così. Quindi fu una combinazione, perché proprio la sera prima parlavamo di questa idea dell'acqua, invece è accaduto questo. Che poi Nicola mi raccontò che lui, facendo appunto quello che diceva Francesco, poi è capitato di fare anche a Francesco, facendo questi giornali del pomeriggio, spesso quando l'incidente era successo a ridosso del giornale che usciva, bisognava fare il realismo magico, cioè stimare i morti, stimare i feriti e in fretta raccontare quello che succedeva. Quello che oggi fanno i siti, no? Però in realtà poi usciva su carta, quindi poi rimaneva. Sul sito voi 2 ore dopo potete correggere, avere il numero esatto, cominciando a stimare quello che succedeva. Lui invece diceva: io dovevo andare sui luoghi degli incidenti e raccontare questa cosa. E infatti Nicola mi parlò di realismo magico, che è quello che poi è accaduto. E la cosa divertente è che io nel mio libro ho fatto incontrare Palmieri e Nicola, che non si erano incontrati in quegli anni, pur stando a Napoli, e gli ho fatto fare un'intervista su questo fatto che il mare saliva, e quindi sul fatto che Pugliese aveva scritto un libro sull'acqua che invadeva Napoli, su questi 4 giorni assurdi napoletani, e Palmieri lo intervistava su questo. Invece in quegli anni, siccome Nicola fu bandito, quel libro fu raccontato da pochissime persone, solo pensate che tra i tanti grandi scrittori che c'erano in quegli anni a Napoli, stiamo parlando degli anni 70, soltanto Compagnone scrisse bene di Malacco, anzi scrisse di Malacco, gli altri non scrissero niente perché pensavano che il silenzio fosse la risposta migliore per quel libro. In realtà poi quel libro ha avuto una rivincita pazzesca, perché adesso è uscito in Inghilterra, è stato una recensione Financial Times ha scritto cose meravigliose, mi dicono stanno leggendo i grandi scrittori inglesi, e quindi finalmente Nicola sta avendo quello che ormai non gli interessa più, in realtà, perché lui purtroppo non c'è più, ma già in vita non gli interessava, cioè lui era interessato a raccontare una storia pazzesca, lo ha fatto ed era contento così. Questa è Malacco per E io posso dire, sì, una cosa. Allora, è capitato, più o meno capitato, che organizzassimo questo incontro alla Rotondi il 25 aprile, che è proprio la data in cui Nicola morì nel 2012. Vorrei approfittare
per spezzare un attimo il discorso di Marco, della presenza di Pellegrino, che Pellegrino Palmieri, qui noi siamo anche cugini, giusto acquisiti, è stato uno degli amici degli ultimi anni di Nicola Puglisi. E poi ho saputo da Angelo Iacovella che anche Ruggero ebbe modo, penso prima, nel periodo napoletano, di conoscerlo. Nel 60 addirittura, quindi era un giovanissimo. E allora possiamo ascoltare qualcosa dei vostri ricordi? Qualcosa dei vostri ricordi? Pellegrino, conosci tu? Sì. C'è anche un secondo microfono. Questo lo diamo. Questo funziona, mi sembra che funzioni. No, io ho conosciuto Pugliese negli ultimi 10 anni della sua vita, diciamo così. Ah, mi devo mettere qua. Negli ultimi 10 anni della sua vita ed è stato un incontro fondamentalmente legato, cioè di amicizia, cioè non c'era questo aspetto legato alla letteratura, un aspetto legato alla sua grandezza come scrittore. Cioè noi, il fatto che lì fosse uno scrittore non ce ne fregava proprio, cioè era il bar inteso come quello degli anni 60, diciamo, degli anni 70. Avella è un piccolo comune, quindi il bar ha ancora quello spazio universale dove il grande pensatore si incontra con l'umile muratore e si confronta ad armi pari, perché nel bar la legge cambia, diciamo così. E Pugliese sapeva reggere il gioco, diciamo, non era uno, cioè lui era uno, indipendentemente da quello che lui ha scritto, era uno che ha letto tantissimo e lo si notava dalle cose che diceva, dagli autori che citava. E lui giocava a scacchi con l'operaio muratore rumeno per giornate intere, così noi stavamo lì ad osservarlo. E quindi questo bar, questo piccolo bar, il Pasquino, che è una caffetteria, ha vissuto con questa presenza fissa, che poi Nicola era molto metodico, cioè molto preciso negli orari. Infatti l'ultima volta parlavo con Amleto, parlavamo di quello che avremmo potuto fare con Pugliese se fosse stato in vita, fino alle 4:30, che lui alle 4:30 se ne andava, poteva stare chiunque nel bar, che lui non gli interessava, si staccava la spina, andava a casa sua, la casa che stava a poche centinaia di metri dal bar, che era una mansarda, che era una cosa invivibile, cioè c'era fumo fino a terra. Cioè non si poteva stare, perché era una casa proprio, perché lui fumava tantissimo, la moglie uguale, con le finestre chiuse, quindi quando ci invitava ad andare a casa era, cioè, accettavamo con una certa difficoltà, perché comunque era un luogo un po' difficile da frequentare. E quindi poi vivevamo questo bar con questa presenza particolare che ci affascinava fondamentalmente, cioè, si parlava del meridione, si parlava di letteratura, di organizzare dei festival, tutta una serie di cose che non organizzavamo mai, però stavano sempre là, Gigi Magni, i libri, cioè, Francesco, facevamo tutti questi racconti strani, però poi alla fine non si guagliava mai quasi, perché poi Nicola alle 4:30 se ne andava, quindi è venuto a prendere, diciamo così, impegni che non si potevano mantenere. E era diventato un luogo in cui poi venivano tanti amici, tante gag, per esempio qualcuno, sapendo che Nicola era uno scrittore, un giornalista, magari portava qualche manoscritto a leggere per avere qualche diciamo qualche parere. Allora arrivava questo manoscritto, Nicola entrava nel bar e diceva a Carmine, sarebbe il barista: Carmine, metti questo manoscritto nel cassetto, poi me lo ridai quando te lo chiedo io. Poi, dopo un mese: Carmine, ridammi quel manoscritto. Usciva, c'era l'autore. Allora, bello, ho letto. Hai scritto una cosa bella. L'autore se ne andava. Cioè, cose che dovrebbero fare anche oggi, diciamo, secondo me. No? Tutta una buona volontà. E poi una serie di racconti legati alla vita del bar, diciamo così, ma Nicola fondamentalmente era uno che non aveva nessuna ambizione, diciamo, nessuna tentazione, cioè lui per lui aveva scritto questo libro, aveva scritto una serie di cose, aveva fatto la sua vita,
Però la sua vita vera era i nipoti, la figlia. Cioè, quando gli volevano dare il premio Napoli alla carriera, lui rifiutò, diciamo. E noi poi del bar ci scusa Nico, ma perché rifiuti? Mi sembra una cosa. Ma poi dobbiamo arrivare fino a Napoli. E poi da Vella a Napoli, mo parlavamo prima, sono 20 km. Cioè, non è che. Cioè, ce lo portano al bar, noi ce lo prendiamo pure, no? Mi sembra una faticata arrivare fino a Napoli per prenderci questo premio. Poi un'altra volta lui mi disse: oh, noi dobbiamo fare un giornale in questo paese, perché qui bisogna leggere. E quindi dobbiamo fare un giornale, lo chiamiamo il Condor. Il Condor, questo è un uccello che vola alto e si nutre di carogne. E quindi io dopo il lavoro stavo a casa con lui a fare questo giornale. Prima dovevamo scegliere la carta, color manto di cammello. E mi ricordo che giravamo tutte queste tipografie che lui non vedeva nemmeno bene. Io diceva al negoziato, manto di cammello. E portava questa carta. E Nicola che non vedeva. Questo non è manto di... Ma come non è manto di... Cioè non vede bene il signore, però comunque... Non è Trovammo questa... Facemmo tutta la divisione dei fogli. Fatti con l'edichello, mi ricordo che in quell'occasione ci stava sempre Pironti che insisteva per la ripubblicazione di questo romanzo, che Nicola non voleva ripubblicare perché precedentemente pure Lina Verti Müller l'aveva contattata una produzione per fare un film su Malà e lui aveva rifiutato, cioè era come una cosa per dire: cioè, io rifiuto qualsiasi forma di, cioè, visto che mi avete relegato in questo spazio, ci rimango. E mi ricordo che stavamo facendo questo giornale a casa mia. Cioè di pomeriggio, una cosa a perdere proprio tempo. Chiamarono dalla piazza, vedi Nicola ci sta Tullio Pironti che vorrebbe parlare di questo libro, della Repubblica. E lui disse, ma questo poi viene così, senza appuntamento. Noi ci abbiamo da fare, dobbiamo fare il giornale. Digli che aspetta. E questo stava pure al bar per ore. Io poi a un certo punto disse, dico, ma Tullio Pironti mi sembra l'ultimo arrivato, ma magari qualcosa glielo possiamo pure dire. E così smettemmo, diciamo, di fare questa cosa e andammo in piazza e lui gli ribadì, diciamo così, per l'ennesima volta che lui non lo voleva rieditare. Se non alla Perché poi madre. rimase nel testamento che l'editore doveva essere Tullio Pironti. Cioè, lui doveva morire per ripubblicare questo libro. E quindi, diciamo, il filo conduttore è questa, a parte l'ironia estremamente tagliente, estremamente brillante, però questa malinconia che attraversava tutto il periodo, fino a quando lui morì, che ebbe una malattia, un carcinoma, che lui è un fumatore incallito. La figlia ci raccontava che lui era stato portato in ospedale e arrivò questa dottoressa ad assisterlo. E lui disse, ma non c'è un dottore? E la dottoressa disse, ma io sono un dottore, ma io avrei preferito un uomo, per qualche cosa, che Stava era... ironizzando, stava Era stato per ironizzando. fare la battuta fino all'ultimo minuto. E poi quando morì, noi eravamo in chiesa a questa cerimonia, eravamo 3-4 persone. Cioè, la cosa veramente. E lui non era uno che avrebbe, diciamo, cioè queste cose gli avrebbero fatto enormemente piacere. Infatti, io quando si verificano queste iniziative in cui lui viene ricordato, io provo un grande rammarico. Perché anche se lui era stato relegato dalla grande editoria, dai grandi numeri del mercato editoriale, per tutta una serie di motivi, il primo in assoluto era che lui veniva da un ambiente di destra, quindi già negli anni 70 era stato, anche se lui non era uno di destra, però il fatto di provenire da una famiglia di destra, il padre aveva combattuto in Francia con i fascisti, comunque veniva da quell'ambiente, già questo gli aveva, era un limite negli anni 70, inevitabilmente, lo sappiamo tutti. Però lui avrebbe apprezzato tantissimo, infatti Marco, l'intervista di Marco sul Mattino è l'emblema fondamentalmente di quello che lui pensava e di quello che lui avrebbe voluto fondamentalmente fare. Quindi non era che lui si era chiuso al mondo, però era il mondo che in un certo qual modo l'aveva chiuso in un angolo e lui aveva rinunciato ai grandi numeri dell'editoria, del pensiero dominante, però avrebbe goduto tantissimo, secondo me, di storie come queste, di iniziative come queste di stasera, diciamo così. Grazie, attenzione. Grazie per essere stato.
Poi quando io non voglio... Il tuo ricordo... Di... Allora, il mio ricordo, si sente? No. No, no. Dammi quest'altro. Allora, il mio ricordo di Nicola è del periodo in cui eravamo studenti. Per cui siamo in un periodo in cui io allora ricoprivo l'incarico di presidente della Giovane Italia e lui era uno dei miei ragazzi entusiasti, dove le discussioni politiche andavano da Borges, ma Spengler, Evola, tutta una, diciamo così, una tematica che allora era molto di moda negli ambienti della destra partenopea, che era una destra particolare, che era una destra abbastanza acculturata, usiamo questo termine bruttissimo. Nicola non era ombroso come veniva descritto da qualcuno, invece era abbastanza un ragazzo pieno di vita. Tra l'altro era amato dalle ragazze, perché era un bel ragazzo da giovane, va bene, io me lo ricordo, l'anziano non me lo ricordo perché non l'ho più visto, però era molto amato. Ed era figlio di una famiglia il cui padre era un commediografo, uno scriveva musica, un paroliere di grande successo, ed era un gruppo che faceva parte anche Marcello Zanfagna, tanto per ricordare, ed erano i giornalisti che scrivevano su Roma, su Napoli Notte, la famosa Napoli Notte che usciva la sera insieme al Giornale d'Italia, che poi è sparito completamente dalla circolazione, tutto una, diciamo così, un'editoria che a quell'epoca era molto di voga. Tra l'altro noi giovani, ha ricordato uno di voi prima l'emeroteca delle poste, sì. Va bene. Allora, l'emeroteca delle poste si trovava all'ultimo piano del palazzaccio di cui Mussolini, quando ci passò, ha detto non ci passo più, che è talmente brutto che non lo voglio proprio vedere. E all'ultimo piano c'era questa emeroteca dove noi ragazzi cercavamo sempre le riviste di epoca del ventennio, articoli particolari di personaggi che purtroppo non si trovavano più da nessuna parte, oppure ci incontravamo nelle sale del Vittorio Emanuele III, che era la Biblioteca Nazionale di Napoli, dove, oppure alla Società Patria, dove queste biblioteche sono ancora oggi fornite di testi introvabili. Va bene. Ed era una ricerca, e Nicola era uno di quelli che si applicava come un ricercatore vero e proprio. Va bene. Ed ecco la sua, secondo me, la sua grande figura che emerge, va bene, poi nei suoi scritti. Lui è stato, 1969, ebbene, ebbe il primo premio con il premio Nicola Galdo. Va bene, io arrivai secondo in quella circostanza. Mi ricordo il mio testo che era sulle cavallerizze napoletane, va bene, che erano le, diciamo così, le caserme dove venivano addestrati dei cavalli che non avevano nulla da invidiare ai famosi cavalli di Vienna, va bene. Ed era una tradizione napoletana che si ricorda poi nello stemma di Napoli, va bene, che poi si è trasformato in ciuccio, questo è un altro discorso, va bene, ma originariamente era un cavallo e quel cavallo rappresentava una tradizione prettamente napoletana. Poi ritorniamo a Nicola. Nicola, essendo un bel ragazzo, si innamorava spesso di qualcheduna che era dell'ambiente, e una di queste ragazze era la figlia di Mimì Manno. Ah. Va bene, la quale morì tragicamente giovane, e probabilmente quel personaggio di cui parliamo è il padre, va bene, è Mimì che piange la figlia, che la figlia poi sposò un ufficiale di marina, va bene, dopo la delusione con Nicola. Ecco, questo è uno dei passaggi che mi ricordo. Stiamo parlando della bellezza di 8-50 anni fa, per cui i miei ricordi sono talmente labili. Ci incontravamo
a via Petrarca di fronte ci stava un bar con dei tavolini, va bene, che c'è il panorama di Napoli che si vede, che è più, uno dei più belli, va bene, non molto distante dal famoso Pino che tradizionalmente si vedeva nelle cartoline, che anche quello è stato distrutto. Adesso c'è la metropolitana. C'è la metropolitana, peggio. Ecco, io, sono dei flash che vi ho dato. Io quando mi ricordo, lui ha scritto insieme a me alcuni articoli su Napoli Notte. Io allora lavoravo con Vittorio Paliotti e sono una sua creatura, perché sono diventato giornalista sotto Vittorio Paliotti. Poi dopo sono trasferito a Roma e dal 1968 che sono in questa città, e allora ho perso anche i contatti con Nicola, insomma, ecco, tutto qua. Vieni? No, avete capito che Nicola è difficilissimo da raccontare e che soprattutto aveva una statura da grande scrittore. Molto probabilmente, se non fosse stato così pigro, avrebbe scritto altri libri. Invece ha scritto solo un libro di racconti, che poi era una raccolta di racconti che erano già usciti su Roma, dove ci sono le sue fissazioni, cioè c'è la grande letteratura da Kafka a Borges. Tra l'altro a me disse, quando appunto ci incontrammo per quell'intervista, che poi fu un'intervista penso la più lunga della mia vita, tipo Minà con Fidel Castro, io c'ho Nicola Pugliese, è durata 10 ore, 12 ore, abbiamo preso tipo 30 caffè, siamo stati tutta la giornata al bar, naturalmente abbiamo camminato tantissimo. E lui mi disse che stava scrivendo questa commedia teatrale, che Rainaldo in campo si chiamava, per questi ragazzi di Avella. Quindi immaginatevi un grandissimo scrittore che si mette a scrivere una commedia inedita per dei ragazzi di una compagnia improvvisata di un paese piccolino della provincia di Avellino, anche se sta a pochi chilometri da Napoli. Questo vi dà la misura anche di come Nicola era stato ferito da Napoli, era stato ferito dall'intelligenza, appunto dai grandi scrittori napoletani, che purtroppo non hanno scritto un libro così bello come Malacqua. Tanto è vero che noi oggi parliamo di Malacqua, non parliamo dei loro libri. E purtroppo il tempo è il critico più implacabile di tutti i romanzi che noi ci accingiamo a scrivere, che abbiamo già scritto. E questo è bellissimo. Mi dispiace, naturalmente questo si porta dietro pure la malinconia, il fatto che Nicola non è stato omaggiato, poi non ha voluto più i premi, appunto Pellegrino ha raccontato questa storia prima a Napoli, che a me fa molto ridere, c'è gente che venderebbe la madre per avere un premio, Nicola non voleva fare 20 km perché non voleva più avere a che fare con Napoli, tanto è vero che quella giornata in cui siamo stati insieme, ma pure altri giorni in cui l'ho visto, lui salutava tutti ad Avella dicendo viva il re, perché diceva che non era cambiato niente, e prima diceva che quel posto apparteneva al prima del 1861, quindi prima dell'unità d'Italia. E questo vi dà la misura pure di come Nicola fosse ironicissimo. Purtroppo dietro la copertina del libro c'è Saviano, che non ha mai conosciuto Nicola e che dice delle cose improprie, incongrue su Nicola, che sono dettate dalla conoscenza a distanza. E quindi è un peccato che chi legge questo libro adesso non legge la bellissima edizione in Audi, che credo non si trovi più, purtroppo, trovi questa quarta di copertina con delle cose improprie che non gli sarebbero piaciute, come non gli era piaciuto quello che era venuto dopo, il racconto di Napoli, quello che succedeva a Napoli. Era un uomo che aveva messo distanza, tanta distanza, tra sé, il racconto e Napoli. Non voleva più avere a che fare con la letteratura, appunto viveva, faceva progetti nel passato. Era un uomo che faceva progetti nel passato, parlando con Kafka, con Borges, con Tolstoi, che poi appunto io crescendo, ormai si tratta di più di 10 anni fa, quando l'ho conosciuto, ho avuto questa giornata pazzesca che mi ha cambiato la vita, più appunto altri giorni in cui l'ho visto, e sono fiero, forse io era l'unica cosa che dovevo scrivere, era quell'intervista a lui più altri pezzi che ho scritto su di lui, e sono contentissimo che mi abbia scelto. Naturalmente non voglio fare la vedova, ho cercato di evitare tutte le commemorazioni, però stasera non mi potevo sottrarre a questa richiesta di Francesco, né di questa libreria meravigliosa.
che sa tenere bene la malinconia, perché appunto io non voglio indugiare su questo, sul rimpianto, cioè Nicola poteva essere un grandissimo, poteva vincere il premio Strega, tutte queste puttanate qua, allora non gli interessavano. Lui era uno scrittore che ha scritto un grande libro che durerà nei secoli, non negli anni, nei secoli. Cioè, se quando qualcuno vorrà capire qualcosa di Napoli dovrà leggere Malacqua. Quando qualcuno vorrà avere a che fare, tanto è vero che appunto altri da Martuni, quelli che sono venuti dopo, che si sono, insomma, hanno deciso di raccontare la città, non potevano prescindere da quel libro. Tutti l'hanno letto quel libro, purtroppo ne parlano in pochi. Appunto chi ne parla in modo. Adesso è diventato quasi un cult e quindi bisogna parlarne, tutti i suoi amici Nicola, tutti conoscono Nicola, appunto gli amici Nicola erano Pellegrino Palmieri, ragazzi del bar, pochissime persone che lo andavano a trovare, quelli di Roma, appunto era una setta, veramente era una setta, perché bisognava vergognarsi. E io ancora oggi ho una grandissima stima di Compagnone, che dal PC fece questo gesto bellissimo, cioè era uno strappo in realtà, no? Scrivere sul Corriere della Sera che c'era questo ragazzo, Laurino, perché anche se non era Laurino diventava Laurino, perché era la società di Walt Disney, no? Tutti avevano allora e abbiamo ancora adesso questa collocazione, basta dire poche cose, un'opinione, bisogna essere collocabili, bisogna avere la propria casella. Quindi lui aveva questa casellina, era Laurino, e quindi non bisognava parlare di Laurino, bisognava vergognarsi di questi qua che parlavano di Napoli. In realtà lui aveva preso, appunto avendo questa sorta di relazione di minoranza, da questa stanza di Roma dove inventava le storie per il giornale del pomeriggio, aveva capito tutto, aveva raccontato benissimo quali sono le tragedie di Napoli, anche perché Napoli è una città continuamente sul baratro, è una città che vive continuamente di tragedie e che ha bisogno di tragedie. Questa è la grandezza del suo libro, cioè lui ci dice che Napoli si nutre di tragedie. Napoli è una città cattivissima, uno pensa a Napoli, pensa a tutti i napoletani che sono buoni, pensa appunto all'immagine edulcorata che arriva in televisione, voi vedete questa città sempre allegra, meravigliosa, contenta, c'è gente che parla, canta e mangia sfogliatelle se non mangia la pizza. In realtà Napoli è una città cattivissima, ma non quella cattiva, appunto incattivita dal tremendismo gomorreide, ma questa città qua che ha a che fare con la tragedia vera, che dà del tuo alla morte tutti i giorni. Cioè Napoli è la città più giovane d'Europa che però contratta con la morte continuamente, ha un rapporto così stretto con la morte da darle del tu. Invece le altre città non sono capaci di dare del tu alla morte. E questo libro, appunto, io non sapevo questa storia della ragazza, ma sentivo che dietro quel monologo c'è un dolore vero, c'è un padre che piange veramente una figlia. Perché ci sono quattro pagine del libro dove veramente sembra che Nicola pianga una persona che conosce. E in realtà c'è un padre che parla e segue questo funerale, anche perché poi i funerali napoletani sono diversi, c'è ancora questo rapporto fortissimo con la morte, col corpo, col legame, col non voler abbandonare il morto, anche se il morto ormai non c'è più. Questa cosa vive a vostra forse, appunto, Palmieri direbbe forse. Nel libro ci sono delle pagine meravigliose che io credo abbiano letto in tantissimi, sono state copiate, riprese, e mi fa piacere che ci sia una storia vera d'amore dietro, perché poi il libro si nutre di tante cose, parte veramente dalla tragedia che avvenne a Via Nilo Falcone, c'era veramente una frana, c'era veramente gente che era rimasta dietro, poi il risuccesso per una cosa che farebbe piacere a Borges e pure a Palmieri, non in quest'ordine, è successo veramente, cioè di persone che sono rimaste imprigionate, è successo pure negli ultimi anni, succede continuamente, perché appunto Napoli è una città così estrema da contenere tutto, e questa è la sua bellezza, è una città che tutti i giorni ti mette davanti all'allegria meravigliosa, che è quella cosa che viene colta, che è quella più televisiva, alla tragedia esagerata che è la cosa meno raccontata, perché è quella più banalizzata, quando ogni volta che viene colta male. Invece Nicola, che aveva avuto a che fare con un sacco di morti, aveva avuto a che fare con un sacco di incidenti, che aveva dovuto appunto fare dei reportage su tutto questo, una delle battute che lui mi raccontò era che quando scriveva questo libro, che naturalmente scriveva a Roma, e scriveva nei ritagli di tempo, ogni tanto entrava qualcuno nella stanza e gli raccontava una storia, lui diceva, e questa pure ce la metto, che è bellissima come cosa, e vi dà pure l'impressione,
la misura della grandezza di Nicola, cioè di un uomo che è capace, così cannibale, da mangiare qualunque cosa, tutto quello che gli arriva in stanza diventava romanzo. E infatti il libro è pieno di piccole storie, forse le micro storie sono la parte più bella del libro, le bambole, penso, non voglio spoilerare, cioè adesso non si può più raccontare la trama dei libri, però ci sono tanti dettagli del libro che si ha l'impressione appunto di un... c'è la loralità, no? C'è come le canzoni che nascevano dalle delusioni d'amore degli amici, da quello che succedeva poco fa, quello che era successo poco fa e che veniva riportato nelle canzoni. C'era la vita, appunto questo libro è un libro che forse rimane ancora in vita dopo tanto tempo, perché c'ha tanta vita dentro, come tanta morte, che è una cosa che ci appartiene e che invece ci costringono a dimenticare. Non posso continuare io per ore, no, così. Io posso farlo, però mi fa annoiate. Cambiamo, andiamo di là. No, io stavo pensando a sta cosa, se Marco, che qui vabbè è capitato, si è scritto romanzi esoterici, sì. No? E hanno messo e che c'è un bianco e nero tra le due copertine che non è stato voluto, no? Ma l'acqua è un giorno di questi, e rappresenta una certa continuità, perché effettivamente Malacqua racconta, come sottotitolo, è l'attesa di un accadimento straordinario che non arriverà mai. È la stessa cosa, in un certo senso, della frase, del modo di dire un giorno di questi lo facciamo, che poi Marco l'ha preso citando una poesia di Salvatore Toma, che è un altro poeta che andrebbe forse più letto. E effettivamente un giorno di questi è come dire sì lo facciamo, ma in realtà poi sono quelle cose che non avvengono mai, e è un po' come l'accadimento di Malacqua che si aspetta e poi non succede. Quindi ho trovato delle assonanze, delle continuità nel discorso, in questo filo narrativo su Napoli, un po' cronologico, perché Malacqua è gli anni 70, un giorno di questi è gli anni 80. Naturalmente non è che uno si rivolge al passato, io credo, per una questione di nostalgia, di passatismo, che comunque la gioventù è sempre stata più bella e che comunque erano tempi migliori, eccetera. Questa è una cosa che dicono tutte le generazioni quando cominciano a crescere o a invecchiare. La cosa interessante è che Marco negli anni 80 era molto piccolo, no? per ricordarne tante cose, forse. E gli anni 70 io ho dei ricordi di questa, lo posso dire, perché ho trovato che anche un altro scrivendo lo diceva, e mi sono detto è vero, proprio come queste due copertine, io gli anni 70 a Napoli, di Napoli, non ricordo in bianco e nero, cioè non ricordo i colori. Nella mia memoria le immagini degli anni 70, che sono tutto sommato quelle in cui io già ero liceale, io me li ricordo in bianco e nero, cioè mi ricordo degli anni dove Napoli non era a colori. Questa è una cosa strana, perché l'ho ritrovata anche detta da qualcun altro, per esempio da Petrella in Giù Napoli, che dice un ricordo della Napoli in bianco e nero. Dico che è strano, perché è la stessa cosa che ho sempre pensato io. E gli anni 80 sono stati anni visti adesso, diciamo, molto, molto belli, molto ricchi a Napoli, e anche molto cattivi, come diceva Marco, perché c'è stato il là è stato dato dal terremoto del 23 novembre, e poi c'è stata forse la più sanguinosa guerra di Camorra, almeno il numero di morti, ma soprattutto perché opponeva due Camorre, due mentalità, c'erano da un lato la NCO di Cutolo, dall'altro lato c'era un cartello che si era consociato nella nuova famiglia, che era un cartello essenzialmente urbano o di una certa parte della provincia di Napoli insieme con la città.
E ci sono stati, credo, in termini numerici, forse l'anno che si è ucciso di meno poteva essere 100 e passa morti tra Napoli e provincia, quindi era più di Baghdad adesso, insomma. Di contro c'erano delle cose molto belle, Napoli che ha vinto 2 scudetti di calcio, che per Napoli lo scudetto non è soltanto un evento sportivo, ma è quello che potrebbe essere. Qui ho dei grandissimi esperti di calcio, mi vergogno proprio a dire davanti a loro cosa è uno scudetto per Napoli. Aveva un Massimo Troisi, aveva un Pino Daniele, aveva il Bennato, c'era Edoardo ancora vivo, c'era persone, anche un altro sottovalutato è Pazzaglia, che benché vivesse a Roma però teneva attive, cioè anche lui è un giorno bisognerebbe ricordare che ha scritto dei testi per Modugno, che ha scritto delle commedie, eccetera. E quindi Napoli degli anni Ottanta non è soggettivamente, ma oggettivamente la città che ha espresso due lati suoi, la ferocia e la bellezza. Io non so, penso questo libro un giorno di questi possa essere in successione letto dopo Malacqua, per chi non ha letto Malacqua. Devo dire una cosa in realtà, che ci sono dei libri che uno, diciamo, vorrebbe tenere per sé. E come è nata l'idea di questo incontro qui alla Rotondi è stato perché Angelo, al quale avevo consigliato la lettura di Malacqua, l'ha letto veramente e mi ha telefonato, ha detto: oh, è un libro bellissimo, è un capolavoro, eccetera. Allora dico: perché non facciamo una cosa? E abbiamo messo insieme il libro di Marco e il libro di Nicola. Quindi io un po' di gelosia di Malacqua ce l'ho sempre avuta, questo l'ho già detto in altre occasioni, cioè è un libro che, la cui lettura va meritata. Si dice sempre che i libri migliorano, che la lettura migliora. Io sono convinto anche che sia il contrario, cioè che se il lettore è un bel lettore, un buon lettore, un lettore di qualità, migliora lui il testo che legge, perché i libri non sono mineralizzati. È vero che quello che uno ha scritto, ha stampato, resta così, però è pure vero che un libro migliora se lo leggono i lettori migliori, e che inevitabilmente un libro, come forse qualunque opera, finisce per decadere quando finisce in mani decadute. E quindi nel caso di Malacqua, diciamo, io ne ho sempre a casa una o due copie in più che do quando viene una persona che ritengo particolarmente meritevole di leggere. Quindi diciamo, sono convinto di questo, cioè che sono, il rapporto tra libri e lettore non è soltanto quello che immaginiamo, è come quando voi guardate un quadro, non pensate che il ritratto anche a sua volta vi sta osservando, non siamo noi gli unici osservatori, bisogna spostare e decentrare il punto di vista tante volte. Quindi su un giorno di questi poi che cosa vorrei dire? Vorrei dire che appunto è nato da una follia di Marco, come più o meno mi ha raccontato, che è una cosa che io non ho riletto questo libro, che ovviamente, però ho visto una cosa bella, dico solo questa qui, che su Facebook una lettrice, non ricordo chi, postava questo commento, diciamo, quella scena via Salvatore Rosa, sono effettivamente proprio rispondenti, era una persona che forse in quegli anni adesso sono reali, e dico certo che sono reali, perché erano due semplici scene. Voi sapete, come diceva prima Ruggero giustamente, la memoria col passare del tempo si asciuga, si disidrata un po', e quello che resta da, diciamo, sulla spiaggia, no? Sull'arena, sono alcuni frammenti,
sono alcuni pezzi, conchiglie, dall'apparenza anche incongrua, è quello che alcuni credendoci chiamano inconscio, oppure altri chiamano rincoglionimento quando non si ricorda poche cose. Il secondo caso è il mio, e devo dire che queste immagini via Salvatore Rosi, ogni volta che ci passo mi ricordavo queste due scene che ho raccontato a Marco, ed erano dei particolari che restano spesso più impressi del panorama generale, no? E quindi uno era erano due particolari di due delitti di camorra, appunto, di quegli anni che avevo visto. Non ricordo francamente chi avessero ucciso e perché. Ricordo che prima di sparargli gli spensero un mozzicone sulla guancia. Questo è il dettaglio che la memoria preserva e si porta con sé, non il fatto più generico di un omicidio, che poi è la cosa principale, perché se li hanno presi o se li avessero presi non li avrebbero processati per mozzicone spento, bensì per il delitto. Ma la nostra memoria non è mai giudiziaria ed è una memoria fatta di suggestioni. E il secondo episodio, sempre strano, che riguarda questo delitto a cadavere già rimosso, dove praticamente quando uno arriva vede che un negoziante, credo che fosse un pescivendolo, non mi ricordo, con un secchio d'acqua lo sta sta pulendo, sta sciacquando la scena per portare via il sangue, il canaletto di scolo, e quindi quel secchio d'acqua, che è come quando uno dopo una festa sparecchia, tu arrivi in ritardo e trovi già piatti di carta e cose vuote, non c'è più niente, con l'illusione del cronista, no? Che arriva un attimo dopo, e la cosa anche lì, quello che uno si ricorda è la sensazione di essere arrivato troppo tardi. E poi all'epoca devo dire che rispetto ad adesso, una cosa che ho rivissuto guardando nei giorni scorsi le immagini della strage di Via Fani, no? C'era un inquinamento della scena del crimine pazzesco, oggi inconcepibile, non ti fanno manco avvicinare, ammesso che ci sia ancora chi scende per andare a vedere i delitti alle redazioni, che è una cosa ormai più difficile. E io mi ricordo che si passava coi piedi, dovevi scalcare la pozza di sangue, la cosa, eccetera, te, che a volte ti chiamavano apposta, sì, vieni qua. Mi ricordo un commissario Bonania che è morto, il commissario Larenel, perché sapeva che tu all'inizio, no, vedevi se uno era giovane, si metteva in pressione, c'era una po' per crudeltà, che è uno dei tratti per i quali poi generalmente sono quei tratti di virilità che all'epoca ci stavano molto e che facevano tanto poliziotto, tanto cronista, diciamo, incallito, e in realtà, diciamo, poi era una forma abbastanza semplice di cinismo, anche abbastanza praticabile, ma era tipica di quegli anni. Quindi erano anni dove cambiavano anche usi e costumi, no? Rispetto a oggi. E quel libro credo che Marco li abbia fotografati con una fedeltà notevole, pur nel quadro di una fiction. Quindi, insomma, così, questo sono un giorno di questi, leggetevi Malacqua o Malacqua è un giorno di questi. No, leggetevi Malacqua. Però fatemi fare l'elogio di Palmieri, perché se io non avessi, cioè, lui, non mi ricordo se già ve l'ho detto, non insisteva per diventare il mio personaggio. Poi la sera ha cominciato a raccontare cose pazzesche, che se l'avesse detto, che ne so, alla Leosini ci facevano degli speciali, e lui dice, no, io andavo in Vespa con Nunzio Giuliano, cioè uno dei re di Napoli, e lui andava in Vespa con Nunzio Giuliano, però, cioè, sì, io ho fatto...
senza casco naturalmente, perché negli anni 80 si andava senza casco. No, adesso si mettono in tanti il casco, in tanti, è vero, diciamolo, si mettono in tanti il casco. A Napoli appunto questa è una cosa bella, si è molto normalizzata rispetto agli anni 80. Gli anni 80 era veramente, a me mi impressionava, perché una volta mi intervistai Paco Ignazio Taibo, che mi raccontò che la prima volta che era venuta a Napoli, appunto negli anni 80, aveva incontrato, scendendo all'aeroporto, aveva visto delle persone che stavano martellando un semaforo. Lui naturalmente lo trovò meraviglioso, venendo dalla Città del Messico, disse: questa è la mia città più bella dopo la Città del Messico. Diciamo, adesso non si incontra più nessuno che martella i semafori, fanno altro, lo fanno i commercialisti. Adesso appunto questo tipo di avanguardia lo fanno i commercialisti, lo fanno i bancari, quindi è molto meno più... Cioè, sì, oppure scrivono gialli, appunto. Se sei pure spostato dal porto, è salita, insomma, questo tipo di volgarità è salita al vomero, adesso appartiene alla borghesia napoletana. Diciamo che la plebe bella che sussiste napoletana ha dei tratti di avanguardia meravigliosi, quindi fa altro, tipo coltiva l'obesità, che è una delle cose più belle del mondo. Adesso invece... appunto, a nessuno verrebbe mai in mente, ne so, di scrivere un giallo. No, a parte gli scherzi, che poi è l'esercizio più volgare che si possa fare, infatti ne ho scritti diversi. No, la parte più bella, coltivi pure un po' l'obesità, e coltivo anche l'obesità naturalmente. No, con discrezione, purtroppo purtroppo cammino troppo, e quindi cerco anche di mi contengo, però vado a non lo posso dire al Palmieri che vado a correre, lui è una cosa che mi rimprovera tantissimo. No, fa male. Lui è andreottiano in questo, dice che lo sport fa male a... E quindi capite com'è difficile la mia vita con la telefonata di Palmieri, che è vero che racconta in un suo giro, però è vero anche che mi rompe le palle perché vado a correre, e quindi non vuole che io dimagrisca, anche perché appunto io sono dibattuto tra questa parte bella della plebe napoletana che coltiva l'obesità, ma non ci arrivo a quella maestosità meravigliosa, no? Goiana, cioè sono quadri meravigliosi che nessuno più riesce a dipingere, ma appunto arriva Picasso e banalizza tutto. Invece prima era una cosa meravigliosa, e Napoli riesce ancora a farlo, per questo è ancora bene, non è normalizzata, poi per il resto è normalizzata anche Napoli. Però devo dire che appunto lui aveva delle storie pazzesche, infatti noi si era preso a raccontare questo, e tra l'altro l'altra cosa di cui si vergogna, e che invece per me era una cosa meravigliosa, era il fatto che lui, insieme a Carmine Spadafora, è stato l'autore di un'indagine su Giancarlo Siani, che spero tutti sappiate. Giancarlo Siani è stato un giornalista ucciso dalla Camorra appunto nel 1985 a Napoli, e Francesco, da abusivo, lui era un abusivo del mattino, cioè abusivo significa uno che faceva le funzioni di giornalista senza essere giornalista. Francesco faceva la stessa cosa, Carmine faceva la stessa cosa, e quindi mi piaceva tantissimo che due ragazzi che erano nella stessa condizione di Giancarlo avessero fatto un'indagine su Giancarlo, per il puro, senza averlo conosciuto, senza aver condiviso con lui una serie di cose. Era veramente un esercizio di civiltà bellissimo, cioè cercare la verità per un simile, per una cosa. Oggi non esistono più le categorie, nessuno si sente più appartenente a nessuna categoria, nessuno sente nemmeno il vicino di pianerottolo come un fratello. Allora invece succedeva, e questa è una cosa bella di Napoli che conserva, c'era questa umanità bellissima, questa contiguità che andava oltre le classi. Appunto Giancarlo era un ragazzo del Vomero, lui era dell'Arenella, non lo so Carmine in che posto viveva. All'Arenella pure. Ah, Carmine pure all'Arenella. Erano ragazzi appunto che condividevano un quartiere, quasi la contiguità di un quartiere e la contiguità di una condizione che era quella di abusivi. Lui aveva fatto questa indagine, che era molto probabilmente, perché poi c'è un problema con la verità, no? Fin dai tempi di Cristo c'è un problema con la verità. Appunto l'ultima frase di Gesù pare sia stata appunto quid est veritas. E il punto è questo qua, si può dire quello di Giancarlo, qual è la verità per Giancarlo? C'è una verità giudiziaria, c'è una verità invece che la città si racconta. A me tutti i giornalisti vecchi del mattino con i quali ho parlato mi dicevano di questa indagine di Palmieri Spadafora, che portava da un'altra parte, portava un altro mandante e portava ad altri killer per Giancarlo. Poi Giancarlo ha avuto una verità sancita dai tribunali.
anche se a Napoli appunto è complicatissimo, dovrei farla lunga, dovrei annoiarvi, c'era una guerra di procure che lui ha vissuto benissimo, che Angelo sicuramente forse si ricorderà, insomma c'erano dei problemi, era difficile venire a capo di una verità a Napoli in quegli anni, anche perché Napoli produceva appunto, era un continuo produrre, come adesso pensate Netflix che produce fiction, così Napoli produceva richieste di verità. C'erano tanti romanzi da scrivere e molti ancora non sono stati scritti. E appunto uno di questi qua era quello su Giancarlo, l'hanno scritto Francesco e Carmine. E a me piaceva, appunto il libro è questo. Io ho scritto questo, io sto facendo un'altra cosa. Ho deciso di scrivere questo libro perché volevo rendere omaggio a due ragazzi che vivevano una condizione che io vivo oggi, anche se grazie appunto alla morte di Giancarlo, grazie ai sacrifici di Francesco e tanti altri, quella di un precario di lusso, ma comunque io sono un precario, un abusivo, adesso si dice precario come ricordava prima Angelo, però io sono un abusivo, cioè di fatto svolgo funzioni da inviato anche all'estero per alcuni giornali, però non sono per niente un assunto dal giornale, non appartengo, cioè per dire se io morissi in uno dei tanti posti dove sono stato, dall'Africa al Sud America, sarei un estraneo come era un estraneo al giornale. Però veniamo. Non facciamo due o tre, ci andiamo al coso suo, No, venite al mio funerale, venite, ci tengo. No, sicuramente. No, a parte questa cosa, però è un fatto, cioè una questione molto seria, è una questione che riguarda, appunto, se pensate che i giornali dovrebbero essere dei contenitori di verità, dei cercatori di verità, che però hanno problemi a riconoscere i propri cercatori di verità. Quindi è un paradosso assurdo, sì. Che però ci portiamo dietro, perché l'Italia è piena di paradossi, adesso non voglio fare lamento degli abusivi dei giornali, però il punto era questo, io invece volevo rendere omaggio a dei ragazzi che erano stati coraggiosi, che contro tutto e contro tutti, soprattutto la procura di Napoli, avevano fatto un'indagine che molto probabilmente portava un'altra verità, che porta tutta un'altra verità rispetto a quella giudiziaria. Quindi questo libro era quella cosa là, poi intorno c'è costruito il resto, tant'è vero che a un certo punto del libro, che è la cosa più straniante di cui quelli che adesso devono raccontare il libro, tranne pochissimi, e devo salvare Angelo, scusatemi se faccio questa cosa, non lo so, no, di affetto pure, anzi lo dico, pure di affetto, però è difficile spiegare ad altri ogni volta il mio libro, è il fatto che a un certo punto del libro voi trovate un'intervista vera al personaggio del libro che è Francesco e io gli faccio un'intervista su Giancarlo, che appunto è il centro del libro, però mi serviva per far capire che tutte quelle cose erano vere. Quella era una biografia comune a una generazione e quella era una città che nonostante fosse così violenta, fosse così tremenda, era una città pure che esprimeva una fantasia pazzesca, un'energia enorme. Tant'è vero che Andy Warhol veniva da New York a Napoli a cercare quell'energia, Beuys, o come si dice, Beuys, o come bisogna dire, che era un ex pilota dell'aeronautica nazista, veniva a cercare anche lui la potenza napoletana, dell'immaginazione napoletana. Ecco, lui appunto, la stessa Napoli esprimeva dei personaggi, degli artisti enormi, che hanno condizionato la nostra vita, no? Appunto l'ha detto prima Francesco, c'era Vivo Edoardo, c'era Diego Armando Maradona, che è un idolo per moltissimi, ancora oggi non muore la energia generata dalle sue gesta, così come Massimo Troisi, che ha insegnato a tutti quelli che sono meridionali ad essere fuori posto e che si poteva essere veramente fuori posto, così Pino Daniele, che ha insegnato a tutti noi come dovevamo guardare il mondo, da che parte, che si poteva anche rimanere la notte a parlare di canzoni piuttosto che di Marx o di Nietzsche, appunto poi la notte napoletana è un capitolo a parte. C'erano pure personaggi come appunto c'era Pazzaglia, poteva succedere che Pazzaglia si presentasse al giornale di Francesco Palmieri per diventare mediatore con i primi integralisti islamici, perché Andy Lutto era stato, non lo so quanti di voi si ricordano Andy Lutto che faceva l'arabo, era
una delle prime imitazioni, e di fu minacciato. No, no, è un fatto veramente successo, che Luotto, per la sua caricatura dell'arabo al programma di Arbore, a un certo momento fu minacciato, dovettero sospendere la cosa, questo ruolo, e io ho trovato il giornale di Napoli, il mio giornale vecchio, dove Pazzaglia, intervistato da noi, dice: io seriamente, no, non lo so, ma è difficile, mi propongo per mediare tra gli arabi che sono sentiti offesi e Andy Luotto. Quindi è una cosa meravigliosa che è di per sé. Lo so che voi ridete, infatti nel libro ho immaginato il seguito, no? Come lui parla a questi integralisti, la trattativa appunto, è come ho immaginata, come vi ricordate nel film di De Crescenzo, lui cerca di vendere il mancino di papà, e quindi ho immaginato prima gli vendesse il mancino di papà e poi dicesse: vabbè, che dobbiamo fare con Andy, come se Andy fosse appunto l'altro capo della televendita. Cioè, appunto Pazzaglia era un personaggio così, Napoli era così. Pazzaglia aveva una rubrica sul Mattino che era lo Specchio Storio, bellissima, veramente bellissima, ma appunto lui mi ha fatto ricordare di Angelo Manna. Angelo Manna era prima di tutto un poeta, un grandissimo poeta, tanto è vero che poi mentre scrivevo il libro, per quelle connessioni meravigliose che si porta dietro Palmieri e che appunto portano a Borges, mi sono ritrovato Gassman che leggeva una poesia di Angelo Manna dove prendeva per il culo Leopardi. Vi dico che per me Leopardi è l'inventore del punk, proprio della musica punk, l'ha inventata Leopardi, io sono convinto di questa cosa, e quindi pensate quanto voglio bene a Leopardi. Però c'era questa presa per il culo di Angelo Manna che era così bella che appunto che Gassman interrompeva la lettura, la trovate su YouTube se cercate Angelo Manna e Gassman, e leggeva questa cosa che era bellissima, non potevi dargli che ragione, perché appunto Leopardi era un po' soggetto, si direbbe a Napoli, e venendo a Napoli tra l'altro a scoprire la sessualità, a scoprire tante cose, appunto a mangiare tanti gelati sotto il Vesuvio, e capite pure tutte le allusioni che si porta dietro questa cosa. Però io voglio bene a Leopardi e quindi non ve le dirò. Invece Angelo Manna non voleva bene a Leopardi, forse ne voleva più di me, e ha scritto questa poesia bellissima che trovate letta da Gassman. Quindi capite che Angelo Manna era un poeta così forte, da aver scritto L'Inferno Napoletano, sono le poesie bellissime. Scusa, ti interrompo perché mi hai tirato fuori una cosa, questo ricordo di Manna. Manna è stato un grande personaggio. Parliamo dei fine anni 70, dove esisteva solo un'alternativa alla RAI, che era Canale 21 a Napoli, e lui c'era questa rubrica che si chiama Il Tormentone, dove faceva delle tirate lunghissime. Lui era un uomo di una cultura straordinaria, che però, come tutti gli uomini di una cultura straordinaria, si poteva anche permettere un linguaggio che, se non fosse stato lui a utilizzarlo, sarebbe definibile molto triviale. E vabbè, comunque, io ricordo le mattine del sabato a casa sua, abitava proprio a Villa Maio, dove hanno ucciso Giancarlo Siani, combinazione, ed erano delle mattinate favolose. Lui ce l'aveva con Leopardi, perché Leopardi aveva cominciato per primo ad avercela con Napoli scrivendo I Nuovi Credenti. Quindi secondo me gli era nata da quella cosa il risentimento per Leopardi, pur riconoscendo la grandezza, eccetera, però amava giocare. E infatti L'Inferno della poesia napoletana è una raccolta di tutte le poesie, tra virgolette, zozze, diciamo così, della letteratura napoletana, tra cui molte di Ferdinando Russo, poi letto poi. Ha pagato uno scotto, perché per avere scritto queste poesie, di cui alcune apocrife, ha subito poi un certo ostracismo. Una volta parlai con un intelligentissimo autore di programmi RAI e dissi: senti, ho visto delle cose bellissime, poesie recitate, canzoni di grandi poeti, perché non ci mette Ferdinando Russo? Ma quello, insomma, però ha scritto delle cose un po' sconce. Quindi a volte quello che si fa in via marginale diventa l'elemento prevalente della biografia di un autore. A volte ci stanno pittori ricordati per un quadro, e ne hanno fatti altri magari più belli. E quindi Manna si dilettava anche a scrivere testi di canzoni,
tutti inediti, e a suonare il pianoforte, e ha fatto questi studi, è stato il primo a, anzi, dopo Carlo Alianello, è stato colui che ha riletto la storia dell'Unità d'Italia, e all'epoca però non era come nel 2012 che Pino Aprile, scrivendo Terroni, ha creato tutto un movimento così, era veramente minoritario dire delle cose sulla, sul 1860 e dintorni, e essere accusati di borbonismo era quasi come esserlo accusati fino all'Ottocento, cioè quasi ancora reato. Però sua è la seconda generazione, no? La prima era quello di Silvio Vitale, che sotto Silvio Vitale che e Alianello, l'Alfiere. Ho messo anche Silvio Vitale, scusa, l'Alfiere, che era questo, che è tuttora, credo che escano. Quello questo, figlio, è il figlio di Vitale. E questo era Mann, cioè era un personaggio giornalista del Mattino, e talmente bravo, insomma, da andarsene via comunque troppo presto, e da lasciare questo ricordo, sì, di questi sabati bellissimi. Lui è stato deputato in due legislature. E messi. Ha fatto un'interpellanza famosa sulla desecretazione e degli archivi militari che contenevano tutti gli orrori commessi dall'esercito piemontese, diciamo. Ecco, scusa. No, dovevi farlo, figurati. Era appunto, io ci ho arricchito, cioè quel capitolo su Angelo Manna non ci sarebbe stato senza la tua testimonianza, cioè Francesco mi ha aiutato tantissimo, questo libro non ci sarebbe senza la testimonianza di Francesco. Dovete pensare, appunto, naturalmente io non sono Carrer, ma lui invece è molto meglio di Limanov, però dovete pensare a questo rapporto, cioè la fortuna di avere un testimone degli anni che uno scrittore ha deciso di raccontare, quindi per ogni argomento io lo chiamavo e dicevo: che ti ricordi della droga a Napoli negli anni '80? E lui partiva con una serie di cose assurde che poi io selezionavo e usavo male, naturalmente, o che travisavo, come è successo in altri pezzi del libro. Appunto, lui è stato pure, appunto, lui è molto timido, Francesco, nonostante non sembri, ma ha avuto una vita bella. Anzi, avrà ancora molta vita bella. Poi in realtà è anziano, se li porta benissimo, lui ha 82 anni, non so se lo sapete, se li porta benissimo perché si allena tutti i giorni, non va a correre, però si allena tutti i giorni, quindi io non devo correre, però lui si può allenare tutti i giorni. Però non corre. E allenando tutti i giorni, come vedete, sembra uno splendido cinquantenne, in realtà ha 82 anni. No, è così, signora, lei ride, ma è così, è brutto, però bisogna dirlo, bisogna fare i conti. Se stiamo dicendo che cosa è il backstage del libro, è questo, cioè lui ha 82 anni e quindi negli anni 80 era grande al punto di essere già saggio. Io non ero così saggio nemmeno negli anni 90, nemmeno adesso credo di essere saggio, e quindi grazie a lui io lo interrogavo su una serie di cose e poi le travisavo, e è venuto fuori questo libro sugli anni 80 napoletani, dove appunto c'è una relazione di minoranza, dove da Nicola Pugliese, Angelo Manna, tanti altri, a Pazzaia abbiamo raccontato quelli che di solito non vengono raccontati, perché poi purtroppo per Napoli, siccome la letteratura è tanta, i personaggi sono tantissimi, vincono quelli che hanno più successo, e quindi casomai per quelli più bravi come Angelo Manna è un poeta meraviglioso che non si vede nessuno di quelli che trovate prima in classifica o di raccontatori oggi di Napoli, però nessuno se lo ricorda e nessuno nemmeno sa quello che aveva scritto, forse pure perché usava l'arma dell'ironia. Sapete, l'ironia è veramente un peso enorme, cioè tutti quelli che sono ironici potevano pagare il prezzo, quello del tempo che verrà, e aspettare il terzo tempo, e nel terzo tempo forse ce la fanno, quindi dobbiamo aspettare nel 2040 Angelo Manna avrà successo e ci ricorderemo di lui come uno che è riuscito a prendere in giro un personaggio enorme come Leopardi. Tu leggi.
purtroppo doveva venire libero di inizio, ma sta girando un film e non l'avranno liberato. Libero è molto più scombinato di me e quindi non si è presentato, forse si presenterà all'improvviso e poi leggerà quando voi sarete andati via. Legge Angelo Carotenuto, che è stato attore da giovane, ha conosciuto Edoardo De Filippo. Edoardo gli aveva detto rimani con noi, lui ha deciso di fare il giornalismo e poi ha fatto carriera al giornalismo al punto di non essere più un abusivo. Adesso legge pure ricordando la sua vecchia professione. Le cose che ha detto Marco negli ultimi due minuti, sì, un attimo, posso fare un attimo io, gli ultimi due minuti di Marco sono importanti. Io non so cosa conosciate di lui, cosa avete letto di lui in passato eccetera, però Marco usa proprio questo metodo qui. Marco è un bravo scrittore perché è un impostore. Un impostore e un impastatore, lui ruba cose qua e là, le mette insieme, crea biografie, artefatte, cose che realmente sono successe, le trasfigura oppure fa in modo che accadano e davvero si verifichino cose finte che a lui ha scritto prima. Anche questo è davvero successo. Questa è forse la magia che c'è nei libri di Marco, che ha scritto cose molto differenti l'una dall'altra, con grande coraggio, senza seguire la linea per cui se si imbrocca un filone poi lo si deve prosciugare. Marco ha scritto cose che delicatissime, penso a un romanzo su un fantomatico allenatore di calcio che lascia tutto per dedicarsi alla moglie, vagamente ispirato alla figura di Prandelli, ma se io fossi stato Prandelli sarei stato felicissimo di essere raccontato in quel modo. Ha scritto un altro romanzo bellissimo con protagoniste due sorelle, di cui una è una tennista, le sorelle Misericordia, e credo che Marco sia bravissimo nel raccontare il dolore. E poi ha scritto cose molto differenti da queste, coloratissime, sgargianti, eccessive. Marco è un arlecchino sia con i colori sia con le varie, sia un arlecchino di grigi. Trovo che insomma il suo metodo poi sia spiazzante per chi legge ed è anche una sfida, perché chiede al lettore di mettersi al suo livello e di capire se quello che sta dicendo è vero, è verosimile o accadrà in futuro. E allora niente, questo libro è pieno di pagine così, di personaggi minuscoli che Marco fa sembrare dei giganti o di giganti che Marco riduce a presenze insignificanti, delle comparse. Volevo leggervi insomma una pagina giusto come esempio di quello che è questo libro, che Marco poi ha voluto giustamente parlare soprattutto di Malacqua, ma e il capitolo si chiama Il babà gigante e la distanza. In questo libro sfilano tutta una serie di personaggi, diciamo, all'interno della grande cornice che è questa inchiesta parallela sulla morte di Giancarlo Siani, e sfilano un po' di personaggi della Napoli di quegli anni. Va. Un apologo dei favori e dei concorsi è la storia di Mario Velotto, un abusivo per poco, perché poi scelse di laurearsi in chimica e lasciò il giornalismo. Noi lo guardavamo come dei caduti. Erano gente che abbandonava il sogno, che sceglieva la normalità, che rinunciava alla Napoli di notte per quella di giorno. Mario fu l'unico col quale, nonostante la scelta differente e soprattutto insana, non mi sono perso. Anzi, proprio a lui debbo una storia che è un apologo di Napoli. Ovviamente comincia tutto con un concorso. Questa volta non per diventare notaio, ma per entrare al Dipartimento di Scienze Chimiche. E ci riuscì. Pare grazie alla raccomandazione di un professore, un amico del padre che diceva di averlo aiutato pesantemente, nonostante la grande preparazione di Mario. E così il mio amico si vide costretto a ringraziare questo professore a ogni festa santificata, portandogli un babà, fino a San Giorgio a Cremano. Poi, diventato veterano in dipartimento, venne a sapere che il professore non c'entrava nulla con il suo concorso. Ma pur sapendo questa cosa,
Mario continuò a portargli il babà e ad aumentare le dimensioni e il peso. E questo professore, che non l'aveva mai fatto entrare in casa sua, lo aspettava sotto al portone, forse per precauzione o solo per cafonaggine. E i babà crescevano, e le distanze pure, fino a che sono arrivati a vedersi allo svincolo autostradale per l'ultima consegna, un babà che stava su due sedili. Era il dono in polemica, con una risposta da senso di colpa. Ecco, questo è il... Ma ce ne sono tante, cioè... Se non vieni scocciato, ve ne leggo un altro. Angelo, la cosa, tra parentesi, è un fatto vero. Ma io ci credo, ma anche se però, non fosse vero. Dipende perché... Chi se ne frega? Infatti, ma questo è... Cosa... Che molti hanno pensato, cioè, al paese, succederà, hanno pensato al paese. Se non è successo, succederà, ma qualche anno... Cioè, per eccesso di... Se, la cosa che mi dispiace è che per eccesso di cautela, diciamo, non ho detto il cognome vero del professore, fatto che bene. Era benissimo. No, fatto... Ma uno che si ha... Evitiamo. Posso dire così? No, ma evitiamo. No, ma tanto è passato. Dopo 30 anni si prescrivono pure gli omicidi. Si chiama Filippo. Quindi che c'è altrone. Erano anni strani, per dire, se si parlava di grandi cose, c'era sempre un ingegnere del Vomero che ne aveva fatta una, da decifrare Nostradamus a scindere l'atomo, letture alternative di Dante e Virgilio, ritrovavano i resti della dea Partenope un giorno sì e uno no, ridisegnavano chiese e palazzi, teorizzavano altre teorie della fisica gravitazionale, collegavano cose assurde e per questo invitanti per la loro curiosità e per il loro tempo, insomma... Il principe di San Severo diventava un pigro messo a confronto con gli ingegneri del Vomero. E persino io, che ero scettico, una sera mi trovai un ingegnere di via Luca Giordano che diceva di aver dimostrato che la teoria della relatività era una stronzata. E spiegava. Al Vomero c'era pure Amedeo, un mio compagno di classe che faceva l'alchimista, e ogni tanto mi chiamava per tenermi pronto a scrivere della sua scoperta. Stavano tutti là. Io sarei voluto andare a una di queste loro riunioni e presentare qualche teoria, ma facendo la cronaca nera rimaneva poco tempo e l'unico elemento da prendere in considerazione era il sangue, che per loro sarebbe risultato banale. Ci voleva un medico del 600 da riscrivere e capire con un pensiero complicato, una scrittura astrusa. Per questo, anni dopo, quando a Roma rimasi senza giornale e lavoro, mi misi a studiare la porpora, nella speranza di potermi presentare al Vomero con una meravigliosa teoria da esibire. Solo una volta mi hanno deluso. Per Alfredino Rampi mi sarei aspettato una delle loro teorie per salvarlo. Un foro laterale, una puleggia a larga pozzo, invece niente, né durante né dopo. Non avevano risposte per quella tragedia. O forse la tragedia li aveva presi alla sprovvista. Poi tornarono a stupirmi e io usai quel loro voto per contestarli. Che poi, veri o no, mi piaceva come queste teorie lasciavano una memoria di questi ingegneri prigionieri delle strade del Vomero che scendevano giù Napoli solo per evocazione. Erano gli uomini con la coda, quelli che sono passati dentro la porta tra la vita e la morte, però avendo la coda, appunto, avevano lasciato uno strascico, lungo, piccolo, dipende. E loro erano passati, ma la coda no, era rimasta. Le favole, i ricordi, le leggende degli amici, di quelli che li hanno conosciuti e che continuano a parlare di loro. Se uno muore senza coda, è morto e basta. Era la mia domanda per ogni delitto. Guardavo il morto e cercavo di capire se avesse o meno la coda e che animale fosse, a coda piccola, lunga o senza. Ringraziamo caro Danuto che ha fatto della scuola edoardiana un grande uso. E vabbè, io lo ringrazio personalmente per quello che ha detto e per quello che pensa di me, poi naturalmente ci mettiamo d'accordo sull'onorario. E non lo so se Francesco vuole dire altre cose. No, che anche questo gli ingegneri del Vomero esistono, facciamo così. Non devi, lui c'è quest'altro che vuole dire sì, che vuole la verità. In realtà la cosa bella dei romanzi è la cosa bella che mi
mi fregio di condividere con Nicola Pugliese è questo, che non è importanza quello che è vero e quello che è falso, ma il fatto è che i romanzi lottano contro la morte, che vincono contro la morte. Hanno la coda. Che hanno la coda. E questa è la cosa più bella in assoluto, cioè che scrivendo un romanzo si può vincere la morte. Quindi Nicola stasera sta con noi, tutti, Angelo Manna sta con noi, Pino Daniele, Massimo Troisi, Edoardo De Filippo, che si scrive con la U e non con la O, e tutti gli altri del libro che mi dimentico, Pazzaglia, Andy Lotto è vivo, quindi sta quasi fra di noi, perché poi sapete il contrario, no? Quelli che, ci sono alcuni che non, morendo rimangono per sempre vivi e che altri che invece vivendo rimangono per sempre morti. Ed è il caso di moltissimi scrittori italiani, e invece quelli che se ne sono andati tanto tempo fa rimangono fra di noi, infatti li leggiamo ancora. Credo che su questo l'abbiamo annoiato abbastanza. Leggetevi Malacqua, veramente, non leggete il mio libro, leggetevi Nicola Pugliese, leggetevi Malacqua. Ve lo dico proprio come, ecco, come il Papa che dice: andate a casa e ricordatevi, date una carezza ai bambini, leggetevi Malacqua, veramente, fatevi del bene. Grazie.